siamo qui con il promotore del percorso sulle strade della sobrietà e vogliamo sapere perché ha intrapreso questo percorso insieme al suo gruppo di amici, le motivazioni che li hanno spinti, su che base avete scelto questo percorso e come evolverete la cosa. Allora, sono Luciano Barbieri, promotore della marcia sulle strade della sobrietà. Questa marcia viene mai fatta da 5 anni, è stata scelta per continuare a sensibilizzare sia le istituzioni e incontrare alunni nelle scuole, tenere vivo il problema dell'alcol. Il problema dell'alcol che ormai purtroppo lo sentiamo rammentare dappertutto, mentre a volte viene sottovalutato. Quest'anno abbiamo fatto una marcia partita da Grosseto con varie tappe e vari incontri. Siamo arrivati fino qui a Pisa. Il primo incontro è stato a Grosseto alla partenza con sindaco e autorità civili. Il secondo nella sede della Croce Rossa italiana a Castiglione della Pescaia e abbiamo chiuso la sera del primo giorno a Follonica in sala comunale con l'assessore addetto allo sport. La mattinata dopo siamo fatto tappa a Rio Torto, Venturina, San Vincenzo. Anche lì stiamo incontrando sia a Rio Torto che a Venturina le scuole e a San Vincenzo le autorità. Ieri siamo stati nel pomeriggio ospiti della Coppa, dell'Unicoppa Tirreno alla Coppa La Rosa e oggi siamo arrivati qua a Pisa. Oggi sono uniti a noi anche degli amici ciclisti che hanno condiviso con noi questo percorso. Hai sete e cosa berresti in questo momento? Acqua. Si può ridire la risposta? Acqua.